Allora, siamo qua con Elia Leonardi, a Linea Eterna Tattoo, giusto? A Giusto. Bologna. Com'è Bologna come città? Per lavorare, com'è? Ma allora, credo sia, a mio avviso, una piccola oasi felice. Ah, però, Una perché io ho un piccola. ricordo di Bologna totalmente Sì. diverso, sì. Risale a un capodanno, quindi già, Ah, ok, cioè, benissimo. probabilmente c'erano ancora le carrozze, Ah, così, proprio stava. dove... Durante la sera, te la faccio breve, è tipo, cosa facciamo? Andiamo in Piazza Bologna. Piazza Bologna e poi andiamo a un rave. Poi, quindi io di Bologna ho visto un giorno e penso il più brutto. Sicuramente, sicuramente. Allora, io sono nato a Bologna, quindi sono bolognese a tutti gli effetti e per me è la mia città, l'amo tantissimo. Lavorativamente io mi sono sempre trovato bene, ho sempre lavorato e Bologna ti dà comunque quella opportunità di poter lavorare non solo, essendo una città universitaria, non solo con i bolognesi, ma un po' con Ok, tutti, c'è un bello un scambio. bel po' di scambio, sì, un bel po' di scambio. Anzi, mi viene quasi da dire che di bolognesi ormai ne incontri pochi. Ah, Incontri sì, pochi. come tutte le grandi città più o Come tutte meno. le grandi città, ormai i bolognesi doc non è. Da una certa età in su. Sì, beh, da una certa età in su, è vero, da una certa età, Sono perché comunque i bolognesi un po' si spostano, comunque ormai la nostra città, ormai tutte le città grandi, c'è questo un po' concetto. Però mi sono sempre trovato bene lavorativamente. bene, bene. Il tuo stile lo definisci come? Il mio stile. No, allora, ti dico, il mio stile non ho mai voluto appiopparli un nome, anche se poi è stato fatto col tempo, mi hanno messo ovviamente tra lo stile neo-traditional, ma a un certo punto della mia carriera lavorativa mi sono detto che cosa faccio, cosa non faccio, che tipo di stile voglio intraprendere. Mi sono scervellato finché mi sono detto basta, faccio quello che so fare, faccio quello che sono in grado di fare. Quindi, Perché cercare perché qualcosa? cercare qualcosa? Sai, alla fine, agli inizi, i primi tempi, soprattutto quando si è più giovani, si guardano molti mondi, non si ha ben chiaro che cosa si vuole fare, ti vuoi sempre cercare di attaccare a uno Sì. stile, no? Allora provi il traditional, provi il cartoon, provi un po' di tutto per vedere. Poi io, stufo di questa cosa di dovermi cercare per forza un'etichetta, mi sono detto, io sono un amante del fumetto da sempre, sono proprio uno sfegatato, non del fumetto manga. Ah, ok. Attenzione, non del fumetto Esiste anche manga. altro? Ti dico Esiste altro. da Secondo me ignorante. esiste solo l'altro. No, Esiste no, a solo parte gli altro. scherzi, a parte gli scherzi. Sono molto amante della scuola italiana del fumetto, come parliamo degli Ok. anni 70-80, quindi quello che può essere un Magnus, quello che può essere un Manara, un Andrea Pazienza, personaggi che comunque del fumetto, della storia italiana, ne hanno detto parecchio. Io sono cresciuto un po' con quei miti. Ho sempre amato il fumetto e ho sempre cercato di scimmiottare un po' questo stile fumettoso che mi sono portato dietro fin dalla tenera età. Io poi ho avuto la fortuna di fare il liceo artistico, iniziato e non finito. E sono arrivato in quinta, poi a una certa ho Ed è andata deciso. benissimo, No, però. no, no, Cioè, c'è chi è andata peggio, assolutamente. terribilmente Mi sono peggio. divertito. Erano ancora anni in cui il liceo artistico ci si divertiva. E da noi Sì. non c'era l'artistico, per Ah. assurdo, dovevi andare fino a Milano, ma erano altri anni, cioè dei giovani che andavano così in Milano ce n'erano pochi, Pochi. e quindi ho fatto delle altre scuole, ma 2 mesi di una, 2 mesi dell'altra, espulso Certo. in entrambe. Ero Bello, molto tranquillo con bello, bello, molto quella tranquillo. scuola fatta come si Riferito deve. appunto al giovane, a volte vedi delle cose che ti appassionano così tanto, però dici, non è le mie corde, È non è recitato, vero. mi piace tantissimo quella cosa È lì. vero. Poi provi, ti accorgi che devi essere te alla È fine, cioè vero, devi verissimo. scendere, tornare Devi indietro. tornare indietro, è verissimo sta Sono io, a cosa. volte sono affascinato tantissimo dagli hold, però quando faccio un hold poi comincio a mettere sfumature e ombre. Sì, E è quello. quindi Porti alla fine. finisco per non fare un Che ne hold. hold. È un Fine lavoro dice: disastro. ah, beh, l'idea era È quella, un ma non è. disastro. Sì, ma anch'io. Io parto ovviamente, sono uno di quei tanti ragazzi che, come milioni di persone, milioni di colleghi, hanno iniziato dal traditional.
provavano a scimmiottare il traditional, da lì poi tutto è partito. Ma non è... Anche perché si pensa che sia facile. Si pensa, appunto, no? Perché è tutto un altro discorso lì da fare. Sul, uno perché parte con lo stile che... più semplice. Esatto. Non è poi so così. Disegnare all'inizio con Real. Infatti, bravo. Prendo la foto. No, lì mi sono dato un'impronta io. Ho detto cosa so fare, cosa facevo su carta, cosa mi piaceva fare su carta. Me lo creavo dalla mia mente. Mi creavo poi. Faccio questo, prova a importare quello che so fare già con naturalezza nel tatuaggio. Poi ovviamente col tempo ho cominciato a prendere un'impronta più verso il neo traditional, che credo che sia uno di quei pochi stili, anche se a livello di colore non è, no, bravissimo, esatto, bravo, cioè, bravo, infatti non è che stile fai, perché... No, perché a volte mi si confonde che mi mettono tra quelli che giustamente fanno colore. Però c'è una bella differenza tra me e quelli che fanno veramente colorato. Faccio new traditional, moderno. Ancora più new. Sì, io amo i colori, ma le mie scale cromatiche in verità sono molto limitate. Cioè, utilizzo sempre quei 4-5 colori chiave. Un po' perché mi piacciono, ovviamente, come impatto. Ma credo che fare un buon tatuaggio neo traditional, colorato... abbia bisogno di un forte impatto di nero, sì, e la giusta quantità di colore. Credo. Anche se nell'ombra non usi tantissimo. No, dei grigi. Uso i grigi, vado molto sui grigi. Cioè, mi piace questo effetto liquido, fluido, del pastelloso. Ecco, bravo. Fluidifica di foto. Bravo. che non ho neanche il computer, che è l'unico mio PCL. È l'iPad. E quindi sì, io non riesco a fare a meno del colore dei tuoi muri, lo uso in tutti i tattoo quasi, cioè il pirwinkle. Ah sì, ti piacciono. Esatto. Quello lì è quando devo dare delle ombre piuttosto che darle secche di nero, sì, di grigio, sì. Cavolo, quello da sempre. È bello, vero? Sì, sì. È bello. Tu hai un colore che sei affezionato? Allora, ne ho, in verità ne ho uno ogni settimana. Okay. Ne ho uno ogni settimana che decido che diventa il mio amore e poi dopo la settimana dopo diventa... Il colore della settimana prima di andare in ferie qual era? Allora, no, io credo che quello che non mi ha mai abbandonato di colore è un grigio rigor mortis, okay, dell'Eternal, che è un grigio azzurrino. Potrebbe sembrare azzurro, ma è un grigio molto molto chiaro. Quello lì so per certo che bene o male in un ce lavoro caccia. C'è. Da qualche parte ce c'è. Lo cacci. I rossi cambiano ogni volta, i gialli cambiano ogni volta, i verdi non sono mai riuscito a fossilizzarmi perché sono in continua ricerca. Per me non è, il mio miglior lavoro è sempre quello che sto per fare, il mio miglior lavoro, quindi... Mi sento sempre in difetto, quindi cerco sempre di cambiare, provo, sperimento. Io ho mille colori che ho aperto una volta e non ho più utilizzato. Io colori che non ho neanche aperto. Perfetto. Quindi... convention. Sì. Ma che bel colore è quello? Quello prendi? Quando mai lo userò? Ma quando mai lo uso? Lo usi una volta, perché comunque ti scozza, lo usi una volta, poi lo appoggi lì e lo butterai. Per fare i quadri. Scadrai. Anche, è vero. Colorato perché ti dà qualcosa in più? E mi diverte di più. Okay. Sì, mi diverte di più. E sono anche uno di quelli che, secondo me, il bel tatuaggio non si distingue dal colore o il bianco e nero. Il bel tatuaggio è un bel tatuaggio, anche se non mi appartiene come stile, ma se vedo, per dirti, un tribale che non mi piace come genere, ma se vedo un tribale fatto bene, dico, è un bel tatuaggio, capito? Comunque non sto a guardare per forza, sì, quello. Sì. Il colore mi diverte. Il colore mi diverte molto di più del bianco e nero. Riesci a spaziare di sì, più. Sì. Hai sempre fatto questo stile? O è classico, no, faccio tutto, no, provo tutto? No. Allora, quando io ormai che faccio questo lavoro più o meno sarà una decina d'anni. E quando ho iniziato ho passato tanti anni, a differenza di quello che succede adesso per i ragazzi, ma ho passato veramente molti anni a fare anche soltanto molto commerciale. Quindi ho passato i miei 3-4 anni che facevo di tutto, cercavo di non fossilizzarmi su niente, di cercare di fare di tutto e di più. Poi col tempo cominci ad avere le cose preferite. Avere... Certo, perché sennò diventa davvero un lavoro basta. Sennò diventa una fabbrica. Sì. Cioè. Sì, sì. Io ho lavorato in uno studio fuori Bologna per tanti anni, appunto, che mi ha fatto un bel sedere, non dico altro, mi ha fatto un bel sedere. Una buona gavetta. E ringrazio per questo. Mi ha fatto una bella gavetta e mi ha appunto fatto cercare di guardare il mondo del tatuaggio a 360 gradi.
Poi dopo ovviamente con gli anni, con l'esperienza, cominci a dire ok, io mi sento più a mio agio con determinate cose e comincia a proporre anche soltanto quelle cose. Riesco più semplice, non devo pensare bravissimo, troppo. Bravissimo, capito? Comincia a fare quello finché poi non arrivi a creare proprio col tempo, con gli anni, che se ci si arriva a creare un proprio tratto personale e distintivo che ti fa alzare anche, secondo me è bene la mattina, perché quando io sono arrivato in un momento quando lavoravo che mi stavo un po' stufando di quello che stavo facendo. Insomma, penso che capiti a tutti, no? Sì. Un momento che dici, cavolo, ma con molti ragazzi che sto parlando adesso, giovani, che casomai hanno appena iniziato questo lavoro o comunque lo fanno da poco tempo, molto spesso li vedo demoralizzati, ma io li capisco perché ci sono passato veramente anch'io. Tutti siamo passati, no? Quel lavoro. Capito? Inizia che proprio ti senti un po' schiacciato, non ti puoi esprimere, che poi, per l'amor di Dio, l'esprimersi, stiamo parlando di un tatuaggio e non di un quadro, ovviamente. Il tatuatore è un'altra professione dell'artista. Però è vero, io ho passato un momento che mi sentivo schiacciato, non sapevo che cosa fare, mi sentivo una macchinetta. E allora, da lì, una stampante umana. Allora ho detto, cerco di rialzarmi. C'è chi riesce a rialzarsi e a darsi una spronata, chi può passare anche vari anni in un oblio senza un oblio, casomai per tutta la sua carriera. Sì. Capito? Cioè, certo. Così. Ago preferito, qual è il tuo ago? Che dici, oh, adesso traccio con questo o coloro con questo? Io potrei dire la stessa cosa ogni di colore. Settimana. No, sì. Così. No. Allora, io non sono amo le linee grosse, ma non le utilizzo molto spesso. Ok. Per i miei lavori non c'è bisogno di linee grossissime. Per i miei lavori vado, penso di non superare mai un 15, 14, 15, 18, a volte li utilizzo così, intanto per divertimento, ma sono dei lavori miei che non obbligano a utilizzare una linea strong e spessa, perché cerco di concentrarmi molto di più sull'interno. Okay. Quindi anche lì ho passato periodi dove utilizzavo 18, 18 allargati, di tutto e di più, facevo delle linee spesse così. Però almeno adesso sono in quella fase che ritengo di poter fare un bel lavoro, comunque di medie, grandi dimensioni, anche con linee che non superano i 14, 15, quelle misure lì. Poi casomai tra un mese cambia. Certo. Tra un mese cambia. Parli, dopo il 18 sì, infatti comincia abbastanza drastico. Oh, ci sono anche quelli, ho conosciuto anche gente che mi ha parlato di aghi ancora più grossi dei 18, però non li ho mai visto. Poi devi tracciare con sì, mani. Devi tracciare, o sì. Fai linea a linea e colori dentro. Una pugnalata. Comincia a essere dall'altra parte. Sì, è vero, fai linea a linea, comincia a colorare. E comincia a essere drastica. Madonna, comincia a essere un po' faticosa. Macchinetta, quindi... Cioè, ago, quindi macchina. Macchina, cosa certo. Usi, cosa ti piace? Ah, io da poco sono entrato nel favoloso mondo Dan Kubin. Ok. Ok, ci sono quelli che me ne parlo bene e quelli che me ne parlano male. La mia esperienza personale, per quel poco che la sto utilizzando, è buonissima. Ok. Mi trovo bene. Mi sono sempre trovato bene con le Sunskin. Sono comunque, insomma, un buon prodotto. Bobine, comunque. Bobine. Parlo di bobine. Sempre su linee... penso di sì, non ho mai tentato di fare linee in maniera diversa, sempre solo bobine, perché ritengo che secondo me come fa la linea una bobina non possa, a mio avviso, riprodurla nello stesso modo una rotativa. Però okay. C'è anche chi mi dice il contrario, però per la mia esperienza, per come lavoro io, mi sento molto più sicuro con una bobina. Ci sono dei pazzi folli che tracciano quelle penne. Sì, ci sono quelli che anche ci riescono, che mi meraviglio, sì, dico sì. Oh, sono in difetto io, che c'è qualcosa che non va, oppure sono dei matti loro. Penso che se te la molli in mano un mese e l'alternativa non c'è, dopo un mese anche tu tracci. Alla fine io penso che... Però se poi ti ridò in mano la tua e dici, ma perché ho fatto questa brutta galera? Ma perché che poi lì non è... La cosa bella, secondo me, nel mondo del tatuaggio è che non c'è la cosa giusta o sbagliata da fare. È un po'... quello che uno vuole fare, come uno si trova bene con le cose. Sì, sì. Ho conosciuto colleghi validissimi che rispetto e tutto, lavorare tutto quanto con rotative.
Io non ce la farei mai. E ci sono comunque... Sì, 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 è vero. Cioè, io con un pennello posso fare un muro intero, enorme. Certo. Magari è un po' scomodo. Però secondo me la macchinetta arriva davvero fino a un certo punto. Sì. Poi tu riesci anche a gestirla. Se ti do in mano una macchinetta di Amazon di $15, secondo me qualcosa ci tiri fuori. Qualcosa sì, sicuro. Perché c'è degli anni, l'esperienza, capisci cosa stai facendo, la risposta della pelle. Assolutamente. È ovvio che se sei un po' agevolato, male non fa. Assolutamente. Però appunto la macchina arriva fino a un certo punto, è qualcosa che ti aiuta. È vero. Più è sulle tue linee e più sei comodo. Verissimo. Progetti futuri. Allora, in questo momento, prima te ne parlavo così in forma privata, ho fatto da poco i miei primi workshop per ragazzi che comunque hanno già 2-3 anni di esperienza, quindi erano workshop principalmente puntati tutto sul disegno e sul cercare di migliorare le tecniche grafiche. Principalmente ho parlato di quello nei miei workshop, voglio concentrarmi tutto quanto sul disegno, quindi ho spiegato cosa c'è dietro un tatuaggio, tutta la preparazione, come si prepara un soggetto in base alla posizione, in base al tipo di pelle e via dicendo. Quindi appunto ho lavorato tanto su questo workshop, che sono contento che è andato molto bene e sono veramente molto contento. A fine mese avrò un'altra sezione di workshop per i ragazzi che non sono riusciti a partecipare a quello del 2-3 agosto, quindi sono... Insegnamento. Sì, sì più che insegnamento, sì, guarda... Trasmettere la tua passione a terra. A me mi piace trovarci tutti quanti in una sala, tra colleghi, e cercare di respirare un po' il... Sto imparando da tutti, perché il nostro mondo sta diventando sempre più ghettizzato, non il tatuaggio, ma proprio tra di noi. Abbiamo sempre paura dei nostri colleghi molto spesso, sì, sì. E quindi abbiamo paura... È una cosa che c'era all'inizio, poi si è aperta in tutti i campi. Da tutti i campi artistici ho visto questa cosa qui. C'è sempre questa cosa. C'è una nicchia, per farsi conoscere si fa gruppo. Bravissimo. Poi quando arriva il dio denaro... Ci si ritira tutti quanti indietro, no? Ti giuro, l'ho vista tantissime cose. Una cosa che ami e una cosa che odi. Nel mondo del tatuaggio? No, adesso incominciamo ad andare per quello che vuoi. In generale. Una cosa che amo e una cosa che odio. Allora, io lavorando forse con le persone, lavori con le persone, odio quando... Mi ritrovo in situazioni che non... col cliente vedo un po' dell'ipocrisia, vedo un po' quella cosa di non fiducia, di paura, quelle cose che ti portano anche a lavorare male. È ovvio che un cliente, prima di potersi fidare di te, debba aver provato su pelle che cosa vuol dire fidarsi di te, ovviamente. Io, sì, ho voluto anche un po' cercare di rimanere... un pelo fuori dal classico studio di tatuaggi, cioè seleziono molto, adesso sto per dire una cosa un po' impopolare, ma seleziono molto le persone con cui lavorare, non perché io me la tiro, voglio lavorare soltanto con quelli che mi dicono guarda lì, fai quello che vuoi, assolutamente, anzi a me se mi dici fai quello che vuoi, panico, se mi dici guarda lì, fai quello che vuoi, no, io vado in panico. Ah, proprio in panico? No, ho bisogno di una persona che... Bisogno di paletti? Sì, ho bisogno, visto che il tatuaggio sarà il tuo, io sono quello che te lo crea e te lo fa, ma ho bisogno che mi dai tu la tua imbeccata, è il tuo il tatuaggio. Sì, cioè, poi è sempre bello, ci sono colleghi che non vedono l'ora, che dicono, oh guarda fai tu, oh perfetto, guarda tira fuori 200.000 sketch preparati, posizionato, fatto, felice, è andato. Io no, io sono uno che la maggior parte dei miei disegni che ho li creo in base alla richiesta della persona, ho veramente pochi sketch disponibili da dire, mi metto lì. Scegli. Sì, no, non ce la faccio, una cosa... Mi fa ridere questa cosa perché ci sono colleghi, non di queste zone, però che tu gli dici che cosa vuoi. Sì. E loro ti rispondono proprio, prenderò in considerazione se metter dentro qualcosa di quello che vorrai. Perfetto. No, io invece no, io proprio... Ma sì, magari
significherà quello, ma non è detto che se mi hai chiesto una bici, io ti metto una bici, no? Certo. No, è una cosa... sì, guarda, le ho sentite anch'io queste cose, intanto qualche cliente o qualche collega me le racconta, no? Sai, le solite chiacchiere da bar, da circoletto, che ci si racconta un po', ma sai, quello lì fa così, quello lì fa così, è normale, è umano. No, io ho bisogno che la persona mi dica, ok, Elia, guarda, io vorrei... un tuomino, molto spesso dicono voglio un tuomino, una tua faccina, una tua fai una tua cosa che mi piace, poi me la fai mora, bionda, me la fai con un po' di, non so, un fiore in testa, mi dai una direzione, già che mi dai una direzione mi sento un pochettino più ok, grande, e quello... o cosa significa comunque, no? Vorrei rappresentare questa cosa, bravo, almeno quello sì, io sono molto anomalo da questo punto di vista, ho bisogno che tu mi dai una direzione, da quella direzione ti creo il tatuaggio, se no faccio molta difficoltà, anche il fatto di non preparare sketch, di averne preparati comunque molti pochi, non è per pigrizia o per altro. Io sui disegni che faccio, a volte uno non lo sa, ma sono uno di quelli che li prepara a volte 15 giorni prima, 10 giorni prima, cioè ci studio veramente tanto su un lavoro. Sono molto lento nello scegliere, nel progettare. Sono molto lento nel progettare, io non ce la farei mai. Vieni da me, prendi un appuntamento con me e ti faccio il disegno il giorno prima o lo stesso giorno. Per me è una roba da matti. C'è chi ce la fa? Sì, chi ce la fa? Per me è una roba da matti. Cioè io non ce la farei mai. Io mi ricordo che quando lo faccio prima, e lo faccio spesso prima perché anche io ho bisogno di capire, poi magari lo prendo in mano due giorni dopo e cambio totalmente. Bravo, è vero, è vero. Se l'avessi fatto subito... Io sono così, uguale. Io ho bisogno di... Già... Poi quando entro troppo nel mood non capisco se funziona o no. Devo staccarmi... E poi lo rivedi dopo un po', che io faccio così, io ho bisogno già di prepararmi uno sketch una quindicina, decina di giorni prima, mi preparo un piccolo sketch, me lo lascio lì, me lo guardo il giorno dopo, mentre sto bevendo il caffè, se mi piace sono nella direzione giusta, però molto spesso prendo il foglio e lo butto via, molto spesso è... Elia non disegnerà mai su pelle. Mai, mai. Non sono uno da mettermi lì. Non ho quella vena artistica che hanno molti miei. Io sono sicuro che potrai farlo, e anche tu. Però poi alla fine dici, cavolo, però no, vedi che se... No, ho bisogno, sono molto, molto lungo nella scelta. Cioè, per me anche faccio, che ne so, un soggetto, un omino, diciamo, come dicevamo prima. Io posso perdersi anche due giorni sull'inclinazione dei baffi. Io sono uno che ci perde due giorni su che tipo di inclinazioni i baffi devono tenere, capito? Perché secondo me la faccio in un modo carino, poi penso, ma perché la faccio? La posso fare anche in questo modo qua? Allora ci metto due giorni per scegliere in che modo mettere un baffo. Sono più veloce io a fare i baffi. Allora infatti, vedi, cioè io infatti sono molto così, faccio un lavoro al giorno, io sono uno che fa un lavoro al giorno. Proprio perché voglio dedicarmi... Finito? Cioè ti piace iniziare e finire? Iniziare e finire. Quando è possibile, ovviamente, quando è possibile. Quindi faccio venire già il cliente della mattina e si tira avanti finché non è finito. Ovviamente si tratta di tatuaggi di medie dimensioni, medie, a volte anche grandi dimensioni. Dipende che cosa si intende per grandi. Se è ovvio che se parliamo di schiene, braccia intere, è ovvio che quelli sono tutti lavori a seduta, però cerco sempre di iniziare e finire. Anche sulla sopportazione della persona, non sono uno che dice stai qua, soffri, no, se non ce la fai si fa un'altra volta, non è un problema. Ok, che ami? Me l'hai detto? No, non mi hai detto che ami. Cosa amo? Guarda, io... A 360, tanto la domanda dopo è hobby, quindi se non me lo dici adesso me lo dici dopo. Infatti, cosa amo? No, io sono un amante, vabbè, della musica, del cinema, amo l'arte classica. Okay. Molto l'arte classica, non sono meno amante dell'arte contemporanea moderna, più che altro non faccio fatica a capirla, capisco, sono molto ignorante sull'arte moderna e contemporanea, mi fossilizzo molto di più sull'arte classica, o comunque sono uno di quei fomentati di cultura e storia medievale, storia dell'arte, sono sempre stato molto, molto fomentato su quello, quindi se devo scegliere un artista probabilmente ti andrei a vedere un Giotto oppure un Caravaggio, comunque diciamo dall'arte barocca all'arte rinascimentale, quella è un'arte che mi
diciamo mi incuriosisce e mi fa prendere la macchina e andarmene a un museo a Firenze. Che farmi... Picasso? Comincia ad entrare nel tuo range o comincia allora, a essere sai, un po' borderline? Borderline, sì. Io sono uno di quei borderline da quel punto di vista. Ecco, forse da pochi anni ho cominciato molto di più a rivalutare artisti come un Van Gogh, che io a scuola non lo cagavo molto perché non mi piacevano, non lo so perché, non mi trovavo interessante. Ti trasmetteva niente. Non mi trasmettevano niente. E per dire, un Van Gogh l'ho rivalutato molto negli ultimi anni, Van Gogh, Gauguin, tutti quegli artisti lì li ho molto più rivalutati. Adesso con piacere rimango sempre affascinato a guardare i loro lavori. Anch'io, cioè la mia compagna che stravede per Picasso, io ho detto, beh, ma me, boh, non lo so, cioè... Però se vai a vedere la storia e l'evoluzione che ha avuto quell'uomo è interessante invece. Io penso perché che sia appunto... non parte pazzo, fulminato appunto, così. No, guarda... Ritrattista normale, a un certo punto comincia a perdere pezzi di pennellate. Certo. Fino al crash totale. Io credo che sia un artista e un uomo del suo tempo. Credo che sia tutti quegli artisti alla fine che sono nati appunto sono nel molto periodo. Sono particolari. Sono proprio artisti che hanno, secondo l'opio me... L'opio all'epoca era davvero buono, l'opio. Ma secondo me erano molto più moderni di adesso. Cioè loro sì, come tipo i pezzi di... d'oggi, sì, sono quelle cose vedi di... robe fatte negli anni 20, 30, 40. Sì. E sono veramente robe che adesso... Non sembravano neanche di... È vero? Periodi qua. Anzi. Sì. Senza trucchi, senza riproduzioni, senza strumenti. Bravo, senza strumenti. Cioè, poi calcola, stiamo parlando di strumenti di quanto? 100 anni fa, tra un po'. Quindi è ancora più difficile. Sì, mi piace molto quello, la musica. Ma pratichi qualcuno di questi tuoi hobby? O... La musica suonavo. Suonavo, suonicchiato, poi suonare suonano altri. Ho suonicchiato, mi piaceva molto. Sono stato a scuola di chitarra per un periodo da ragazzino. Ok. Perché come tutti i ragazzi ho passato il periodo... Strimpellavi in spiaggia? Sì, strimpellate, mentre gli altri si limonavano, io strimpellavo. Okay. Classico, no? È vero, molto. Nel classico mondo friend zone. Stessa squadra. È vero. Non bevevo niente. No, ma già bere mi piaceva bere di più. Già non bere... te lo passavo, perché se smettevi... Se smettevi, sì. Ma cos'è? Non mi passavano niente perché non potevo fumare, avevo le mani bloccate. No, vabbè, a parte gli scherzi. Le bionde trecce e gli occhi azzurri. Bravo, infatti, bravissimo. Ok. Convention future? Per ora convention non ho assolutamente niente in ballo. Guest però. Molte guest. Mi piacciono di più? Assolutamente a sì. A livello umano? Assolutamente sì. Ho passato un periodo che facevo una guest ogni 2 mesi. Ho passato un periodo che ne facevo veramente tante. Poi mi sono un attimo fermato perché ho visto che lavorare in convention ha i suoi pro e i suoi contro, sono diventati molto di più i contro che i pro, a mio avviso. Io ho sempre lavorato con fatica in quei piccoli spazi angusti. Poi, la convention deve essere vista, è vero, come un momento di aggregazione e tutto quanto, ma per come lo vedo io il tatuaggio... Cresco molto di più con una guest in uno studio per una settimana, 3, 4 giorni, 2 giorni, che in una convention dove, finita la convention, dove avere 3 giorni per riprendermi mentalmente, mal di testa, stress, stanchezze, tutto quanto, per poi alla fine imparare a migliorarsi poco, almeno per me. No, perché lavori basta, non hai scambi. Stai lì, casino, ti passano quello... Se non lavori tanto, comunque sei andato a spendersi. Sì, insomma. Una scomodità pazzesca, a differenza delle guest, che mi diverto tantissimo. Allora, come ultima cosa, chiedo sempre a tutti di citarmi 3 persone che stimate in questo mondo, in Italia, che io andrò a dire e vediamo se loro a volte avranno voglia di fare 4 chiacchiere con me. Ah, giusto. Allora, io penso che per lavorativamente sicuramente ti metto un Fulvio Vaccarone che ho avuto modo di lavorarci per tanto tempo, ci ho lavorato ospite nel suo studio, lo ritengo uno dei migliori in Italia, tanto per quanto riguarda il nostro genere, il neo tradition. In più come persona ritengo che sia una persona seria e uno che veramente affronta questo lavoro con l'importanza e la responsabilità che gli va data. Poi altri colleghi che ho avuto modo di conoscere, comunque stiamo parlando anche di persone che ho conosciuto anche di persona proprio, no? Anche soltanto lavorativamente. Come vuoi, libro proprio free. Guarda, lavorativamente ti potrei dire di tantissime persone. Altri personaggi, senza dover togliere niente a nessuno, ma potrei dirti che ho avuto dei buonissimi
rapporti lavorativi anche con un Marzio Bellomo, che è un amico, okay, collega che sta a Genova. Anche lui ha il suo concetto, a volte abbiamo un concetto differente anche di tatuaggio, però non è un ipocrita, è uno di quelli che ci crede, ha la sua idea. Ha un'idea e la sa rispettare, capito? Ha un'idea e la sa rispettare. Mi piace molto come lavora, anche se facciamo due generi diversi, mi piace moltissimo come lavora e come vede lui l'ambiente. Poi su certe cose non siamo d'accordo, ma è un personaggio dei tanti che ho conosciuto con cui veramente mi sono trovato molto bene. Quello, ma io guarda, ho conosciuto veramente tantissimi colleghi che anche se non facciamo lo stesso genere e lavoriamo in maniera diversa, stimo sia lavorativamente e anche a volte come persona. Ho conosciuto un Lanzi, ho avuto modo di lavorare con un Lanzi, che mi piace come lavora. Ho avuto modo di conoscere Giampiero Cavaliere di Torino, molto, molto, molto bravo. Mm-hmm. E, altri personaggi, sì, fino ad arrivare a un Pablo De di Livorno, che anche lui è più sul traditional. Quindi mi è sempre piaciuto molto, io sono cresciuto, penso sia stato uno dei primi tatuatori che vedevo sui social, che mi spulciava. Qualche nordico lo troverei in mezzo a questi. Mi hanno mandato a Cagliari anche. A Cagliari. No, se ne sono, per l'amor di Dio. In Italia secondo me siamo fortunati perché un po' in tutte le regioni c'è sempre, ne abbiamo parecchi di bravi. Alan Ferioli è uno di quegli artisti, perché lo reputo un artista che seguo da tanto tempo, che amo molto il suo lavoro. Poi in verità ne avrei, se rimanessi qua a pensare potrei dirti altri personaggi, però anche metteremo del in sud, descrizione una lista di anche di Roma, io collaborando con Fronte del Porto e lavorando con i ragazzi di Fronte del Porto, con loro mi sono sempre trovato. Quanti molto erano? Bene. Uno sbanderno, sono stati lì dentro, saranno un 17-18 ragazzi, anche questi, mettiamo quelli lì e via andare. Quindi, va bene, ringraziamo Elia per essere stato con noi e grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Ciao.